PAC Venezia Biennale. Era una storia, facendo... era una storia incredibile. Che cosa? Mi dispiace che sia qua, preferirei che non ci fosse qua, perché sennò sembra un flattering così naluzionato. Però in realtà metti di qua. Fu la biennale più ricca, più se lo fanno gli altri una cosa in più. Sono rassegnato. Hai ragione. Però l'altro, rassegnazione questo... è una virtù. Qualche volta. Io ho visto in alcuni casi, tra ieri e oggi, alcuni bei lavori, e mi è venuta in mente proprio quella biennale, dico guarda che nostalgia, dico, di quella roba che era veramente incredibile. 93, 94, 93. 90, era piena Tangentopoli, mi ricordo. Chi se ne frega? No, chi se ne frega, nel senso che c'era meno denaro del solito. Come investimento. Ma non credo fosse una cosa di denaro, perché in realtà non è che fosse uno show off di potere o di denaro, era un quello che oggi si direbbe una cosa ecumenica, ma nel senso giusto. C'era di tutto, era un vero panorama, non era una roba di, non so come dire. Io dico come diceva. Phil Gautier, Madame Bovary c'est moi, la Biennale c'est moi, scritto C apostolo est moi. Fra l'altro quell'anno tu hai invitato tutti i critici anche. Dei giovani critici. I giovani, sì. Più che critici, curatori, e io ero il guaritore. Allora, ci volevo dire, io l'anno scorso Ma invece poco fa notavamo con Antonio quanto costa l'accredito? 300 carte. Io sono come Agnelli, giro senza soldi addosso. Oh, Uma! Mi sono ricordato che Andy Warhol, Le Stelline, quando è venuto a Milano per la mostra di Leonardo, distribuiva la sua rivista Interview, e qualora tu l'avessi voluta firmata richiedeva 100.000 lire. La spiegazione era: servono per la cena che dobbiamo fare subito dopo, per il ristorante. Ma se c'è gente che paga, ci sarà un motivo. È vero. C'è una sottomissione, c'è un feticismo. Con la nostra vicina di casa. Hai capito? Cosa direbbe Totò? Totò direbbe a prescindere. Achille Bonito Oliva, PAC. Sì. Sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato. Grazie Riello. Sorry. Una mia ammiratrice. E io sono suo ammiratore. Anche di Achille Bonito Oliva mi auguro. Se no, diciamo. Ammiratore suo? Anche ammiratore. Ma anche lui ammira lei. Perfetto. Sì. Thanks.